metro si completa, 627 milioni di fondi europei per linea 6 e linea 1 della metropolitana di Napoli, l'annuncio di Bassolino, Iergolino, Cascetta. Buon pomeriggio. Prende corpo quasi del tutto la nuova metropolitana di Napoli. Fondi europei per 627 milioni di euro. Sarà completata la linea 6 e quasi ultimata la linea 1. L'annuncio oggi delle istituzioni campane. Per i trasporti una pagina importante, il servizio di Gilli Castellano. 627,2 milioni di euro è lo stanziamento approvato dalla Giunta regionale per la metropolitana di Napoli. Fondi europei che consentiranno il completamento della linea 6, Mergellina Mostra, della tratta Dante centro direzionale della linea 1 e della linea metro Campania nord-est Piscinola Capodichino. Tutte opere già in fase di realizzazione, tasselli importanti della metropolitana regionale. Noi abbiamo già stanziato qualcosa come 2 miliardi di euro in questi anni per il trasporto pubblico su ferro e abbiamo inaugurato già 23,5 chilometri su ferro. L'annuncio nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia con il sindaco Rosa Iervolino Russo e l'assessore ai trasporti Ennio Cascetta. Nel corso dell'incontro è stato fatto anche il punto sui lavori in corso. Quest'anno saranno ultimate la stazione di Montesanto, la variante Napoli-Caserta che si allaccerà direttamente alla metropolitana, le stazioni Madonnella e Bartolo Longo e la linea tranviaria fino a Poggio Reale. Nel 2015 il completamento del grande anello metropolitano con la Capodichino centro direzionale. Per quest'ultima tratta manca l'appello, circa 1 miliardo di euro. Si punta sull'intervento finanziario dello Stato. A lavori ultimati, 6 napoletani su 10 abiteranno a non più di mezzo chilometro da una delle stazioni del sistema, da fare invidia alle grandi città italiane ed europee.